Consideriamo il fatto che nel dialogare parliamo principalmente per via messaggio, giusto? Quindi, visto che non c'è un linguaggio del corpo esplicito, perché comunque stiamo leggendo un messaggio, stiamo leggendo delle parole scritte, è ancora molto più importante prenderci il tempo per leggere le parole che ci sono scritte, ma tutte le parole che ci sono scritte. Vi faccio un esempio, per esempio dire vengo a prendere il gelato anche perché lo prendi tu. L'altra persona principalmente e in modo generico pensa: ah, viene a prendere gelato solo perché lo prendo io, perché me ne rendo conto nelle varie situazioni che vivo e che vivono le persone intorno a me. È quasi istintivo non dare importanza a quella parola anche, invece anche vuol dire. È una delle motivazioni per cui vengo a prendere il gelato, ma non è l'unica motivazione per cui vengo a prendere il gelato. Dico questo perché mi è capitato molto di recente, soprattutto nei social, quando si vedono delle dirette, per esempio, quando si commenta un post o quando si fa un post. Spesso le persone tendono a ricordare in modo generico il concetto di cui si parla, ma non tengono in considerazione tutte le parole. Siccome, appunto, come dicevo prima, principalmente nei nostri rapporti li viviamo tramite social o tramite messaggistica, è importante leggere le parole che si scrivono perché può cambiare tutto il senso del messaggio. E quindi avere un'idea diversa di quello che ci vuole dire quella persona, ma principalmente proprio di quella persona, perché tramite i messaggi noi diamo dei giudizi direttamente a quella persona, soprattutto se non la conosciamo, e penso ai commenti sui social, alle dirette che si fanno, insomma, a tanti modi di comunicare, ma dove non conosci direttamente quella persona. Consiglio innanzitutto a chi scrive dei commenti, a chi scrive un post, a chi scrive un messaggio, anche in privato, di scegliere accuratamente le parole, prendersi il tempo per esprimere il concetto in modo corretto, ma soprattutto a chi legge, di leggere la punteggiatura, perché anche la punteggiatura è molto importante. Consideriamo che non stiamo ascoltando una voce, quindi non riusciamo a percepire l'emozione che sta avendo quella persona in quel momento, per cui non riusciamo a capire il tono di voce, ma la punteggiatura ci fa capire tantissimo. È ovvio che adesso con i tempi che ci sono tutte le faccine da mettere. Io personalmente, per esempio, ne uso tante, ma proprio per questo, perché così l'altra persona riesce a capire in che senso e in che modo sto dicendo quelle parole, perché spesso i messaggi vengono fraintesi. E per fortuna adesso ci sono anche i messaggi vocali che sono molto più importanti, secondo me, e anche molto più da utilizzare proprio perché la persona riesce a dirci in che modo sta dicendo quelle parole e in che modo sta esprimendo il suo concetto. Ma comunque, in ogni caso, se la persona non la conoscete e vi trovate all'interno dei social, vi do il consiglio prima di giudicare, perché comunque facciamo molto in fretta a giudicare una persona, tra l'altro da un commento, quindi non si può giudicare una persona da un commento, ma oltretutto non leggiamo neanche con la dovuta attenzione quello che quella persona ci sta esprimendo e soprattutto empatizziamo con quella persona, perché se ci sta esprimendo anche un concetto negativo, dobbiamo riuscire a capire anche in che stato emotivo si trova in quella persona, per riuscire a comprendere perché sta dicendo quelle cose. E soprattutto, questa è la ragione di questo video, leggiamo bene tutte le parole che ci sono. La parola anche è spesso sottovalutata, ma quel anche vuol dire che ci sono altre motivazioni dietro, non c'è solo quello che ti sta esprimendo quella persona in quel momento. Credo che questo sia un altro tassello molto importante per comunicare bene tra di noi, soprattutto quando utilizziamo una messaggistica o comunque non abbiamo di fronte quella persona e quindi il linguaggio del corpo è praticamente pari a zero, che è la cosa più importante ovviamente quando stiamo comunicando con una persona, ma se questo viene a mancare, almeno prendiamoci il tempo di leggere attentamente quello che viene scritto e
viceversa, di scrivere con attenzione le parole giuste per esprimere al meglio il nostro concetto e la nostra emozione, perché anche nello scrivere l'emozione si può percepire.